Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di una funzionalità molto interessante presente sull'exchange di criptovalute Binance. Si tratta dell'autoinvestimento, il nuovo efficiente e semplicissimo metodo che ti consentirà di automatizzare i tuoi investimenti in criptovalute senza la scocciatura di dover pagare commissioni folli. Se ancora non sei registrato su Binance, in descrizione trovi il link con il quale potrai ottenere il 20% di sconto sulle commissioni di Binance a vita. Buongiorno a tutti quanti. Io sono Alessandro Mazza e sul mio canale CryptoIta tratto i temi più disparati nel mondo delle criptovalute, sempre con un tocco un pochino tecnico e professoroso. Se apprezzi i miei contenuti e sei un amante di questo affascinante mondo, lascia un like a questo video e iscriviti al canale per non perderti i prossimi episodi. Se sei un appassionato di investimento, avrai già sicuramente sentito parlare del PAC, ossia piano di accumulo del capitale. Per chi non sapesse di cosa si tratta, è una strategia di investimento tipicamente con orizzonte temporale di medio-lungo termine, che consiste nell'andare ad acquistare periodicamente una quantità prefissata dello stesso asset per un periodo di tempo prestabilito. Facciamo subito un esempio concreto di un PAC su Bitcoin. Ogni primo lunedì del mese alle ore 11:00 io decido di comprare 100 euro di controvalore in Bitcoin per 5 anni consecutivi, senza curarmi mai del prezzo del momento di Bitcoin. Questa è sicuramente una delle migliori strategie di investimento per chi non è un trader e quindi non opera nel breve termine e quindi soprattutto non sa qual è il momento più opportuno per entrare sui mercati. L'idea intuitiva è quella di rendere il più liscio e neutro possibile l'entrata sul mercato, cercando di andare a mediare il prezzo di acquisto di questo determinato asset, minimizzando così il rischio di un errato tempismo. Se vuoi vedere personalmente questa strategia in atto e provare a giocare un po' con i numeri, ti lascio in descrizione il link a questo sito che ti permette proprio di simulare un PAC su Bitcoin partendo da una data che decidi tu e vedi proprio la differenza tra il singolo acquisto in quel giorno contro invece un piano di accumulo del capitale costante fino ad oggi. Detto questo, tuffiamoci nella guida step by step dell'autoinvestimento di Binance, quindi vedremo tutti gli aspetti e capiremo esattamente come funziona. Schermata ufficiale e iniziale di Binance, ci basterà andare su Guadagna auto investimento. A questo punto, scorrendo leggermente verso il basso, andremo immediatamente a vedere tutte 64 le criptovalute con cui Binance ci permette di fare questo tipo di investimento. Se premiamo su visualizza altri prodotti, arriviamo all'elenco completo. Prima di iniziare un piano è possibile anche ricevere facilmente una simulazione delle performance. Se si fosse iniziato un piano del genere 5 anni fa, ad esempio su Bitcoin avrebbe reso 63%, 3 anni fa avrebbe reso il meno 6,5%, così su ogni criptovaluta con cui Binance permette di fare l'autoinvestimento. Possiamo proprio anche andare a mostrare il grafico e vedere la performance giorno dopo giorno che avrebbe avuto la nostra strategia con il variare del prezzo di Bitcoin. Per creare un piano di autoinvestimento su una singola criptovaluta è necessario innanzitutto selezionare la criptovaluta desiderata. Noi procederemo selezionando Bitcoin, quindi andando sulla riga di Bitcoin e andando su Crea un piano. A questo punto noi dobbiamo innanzitutto inserire l'importo e il ciclo ricorrente, quindi l'importo vuol dire quanto io voglio spendere, ipotizziamo 100. Chiaramente è importantissimo la valuta. Come potete vedere, Binance permette nell'autoinvestimento di utilizzare solamente due stablecoin, o USDT o BUSD, che sono stablecoin ancorate al valore del dollaro. In questo momento noi lasceremo USDT come esempio e nel ciclo ricorrente selezioniamo la frequenza con la quale andare a effettuare questo acquisto, ad esempio una frequenza mensile. Qui, come vedete, potreste scegliere addirittura una frequenza oraria fino ad una frequenza mensile. Importantissimo sottolineare questo passaggio, cioè in automatico Binance ci lascia la spunta sull'utilizzo del saldo dei prodotti flessibili. I prodotti flessibili sono degli strumenti con cui Binance ci offre un rendimento alle nostre criptovalute, consentendoci però in un qualunque momento di poterle prelevare, quindi si chiamano flessibili proprio perché non hanno vincoli temporali. E se voi avete queste due stablecoin nei prodotti flessibili,
comunque Binance riuscirà a utilizzarle per fare i vostri acquisti. Quindi, ad esempio, voi potreste avere i vostri USDT su Binance nei prodotti flessibili che vi generano un piccolo rendimento e contemporaneamente utilizzare quei fondi che sono già nei rendimenti flessibili per fare il vostro piano di accumulo del capitale. Chiaramente potete anche scegliere di non farlo e quindi di utilizzare solamente i fondi che avete nel saldo spot. Questa è una decisione che dovete prendere voi. Una volta che ho scelto se utilizzare il saldo proveniente dai prodotti flessibili e ho scelto anche la frequenza del mio piano di accumulo, dovrò andare a decidere, in questo caso di frequenza mensile, il giorno del mese nel quale effettuare l'acquisto, ipotizziamo il primo del mese. L'ora lascio le 10 am, qui a destra vediamo un riepilogo, ora di creazione oggi 12 gennaio, importo per periodo 100 USDT con periodo mensile e quindi la prima data di investimento automatico sarà il 1° di febbraio alle 10. Se tutto va bene, premo su ho letto e accettato l'accordo e premo su conferma. Qui in alto vediamo che abbiamo iniziato il piano con successo. Tornando sulla pagina iniziale dell'autoinvestimento, quindi ripeto da guadagna autoinvestimento, adesso posso vedere qui la panoramica del mio piano di investimento che è in corso, 100 USDT mensile su Bitcoin e posso anche immediatamente vedere il totale investito che ad oggi è 0 e il profitto e perdita non realizzati. Quindi possiamo immediatamente anche andare a modificarlo, ad esempio decidiamo di alzarlo a 150 USDT al mese e decidiamo di mettere il secondo il giorno del mese anziché il primo, di nuovo confermiamo e confermiamo. Abbiamo visto che il piano è di nuovo programmato con successo e infatti adesso è cambiato, abbiamo 150 USDT mensile e l'inizio del piano sarà il 2 di febbraio e non più il primo. Se la nostra intenzione è invece quella di sospendere il piano e quindi non far proseguire gli acquisti, possiamo andare a premere su questa spunta e immediatamente vedremo sospendi il piano di investimento automatico. Se sospendiamo l'investimento automatico, il piano verrà temporaneamente interrotto fino a quando non verrà ripristinato manualmente, chiaramente sempre da noi. Premiamo ho capito ed ecco che il nostro piano di investimento automatico rimane qui, ma anziché essere attivo è sospeso, quindi lui non andrà più ad acquistare Bitcoin ogni mese. Premendo su vai allo storico possiamo vedere tutto l'elenco delle transazioni del nostro piano di accumulo. Chiaramente ora non ce ne sono proprio perché l'ho appena fatto partire come test, ma questo è molto importante se voi ad esempio avete bisogno di tracciare tutti gli acquisti che avete fatto per il vostro piano di accumulo, li troverete tutti in questa sezione. Se invece il vostro obiettivo è eliminare definitivamente un piano, quindi non solo sospenderlo ma proprio eliminarlo, l'unica differenza tra la sospensione e l'eliminazione che la sospensione potete facilmente riprenderlo, mentre se lo eliminate per riprenderlo dovete proprio crearne uno nuovo. Dovete andare su panoramica del piano, recarvi su investimento automatico che è lo strumento che abbiamo utilizzato fino ad ora e qui troveremo il nostro investimento automatico. A questo punto ci basterà premere su rimuovi piano, andare a premere ho capito e immediatamente vedremo che il nostro piano è stato eliminato. Se torniamo su guadagna autoinvestimento, immediatamente ci accorgiamo del fatto che non c'è più il nostro piano che avevamo fatto precedentemente. Per creare un piano di accumulo che contempli contemporaneamente un portafoglio cripto diversificato, potremmo andare o ad aprirne tanti singoli o più comodamente andando a premere su crea un piano nella sezione wallet investimento automatico, quindi premiamo crea un piano qui, lui ci chiederà di andare ad aggiungere delle monete selezionandone almeno due, noi facciamo un esempio utilizzando Bitcoin, Ether e BNB, confermiamo, dobbiamo mettere delle percentuali la cui somma deve essere chiaramente 100, noi per esempio metteremo 50, 40, 10, vedete che qui ci dà la spunta, in caso contrario ci avrebbe detto non va bene, facciamo un esempio, vedete qui la somma è 190, deve essere pari a 100, quindi lasciamo 10. Di nuovo poi andiamo a selezionare l'importo, quindi posso mettere sempre 100, ancora la possibilità di utilizzare o meno il saldo degli investimenti flessibili per le stablecoin con le quali acquistate poi i prodotti,
la frequenza, utilizziamo frequenza mensile, scegliamo il giorno, l'ora lasciamo quella che c'è e ancora una volta accettiamo le condizioni. Quindi l'unica differenza rispetto a prima è che mentre prima mi acquistava solo Bitcoin con questi 100 USDT, adesso ogni mese lui mi andrà ad acquistare, siccome sono 100 dollari, 50 dollari di Bitcoin, 40 dollari di Ether e 10 dollari di BNB. Premo conferma e immediatamente il mio piano è creato con successo e lo vedo con il nome portafoglio Bitcoin Ether BNB 1 in corso con investi 100 USDT mensilmente. Come nel caso precedente io posso sempre modificarlo premendo in basso a destra, oppure posso sospenderlo, vedere lo storico o eliminarlo definitivamente. Una cosa molto importante che prima non ho sottolineato è dove vanno a finire le criptovalute che acquistate con il piano di investimento automatico. Quelle criptovalute in automatico andranno nei prodotti flessibili di Binance, che sono, ripeto, quei prodotti che vi danno anche piccoli interessi su quelle criptovalute, ma proprio perché sono flessibili, in un qualunque momento voi potete prenderle e farci ciò che volete, quindi potete prelevarle oppure potete lasciarle su Binance nei prodotti flessibili dove già sono. Un'altra domanda che vi potrebbe venire spontanea è: ipotizzate che io ho messo come frequenza mensile importo 100, ma nel giorno 1 del mese successivo io non ho 100 USDT ad esempio sul mio wallet spot e nemmeno nei prodotti flessibili. Che cosa succede? Semplicemente Binance proverà a fare l'acquisto, voi non avrete i fondi sufficienti, quindi l'acquisto non partirà in automatico e Binance cercherà di fare l'acquisto nuovamente nel periodo successivo. Quindi se il vostro obiettivo è mantenere costante il vostro piano di accumulo, dovete sempre avere dei fondi disponibili, chiaramente. Questo è ovvio, naturalmente, ma tenete a mente che nel caso in cui non doveste avere i fondi, l'unica cosa che succede è che non parte l'acquisto, non vi darà altri problemi. Solamente sull'applicazione di Binance, quindi per il momento questa funzionalità non è disponibile da computer, abbiamo la possibilità di investire con il piano automatico su un indice. Come fare? Aprendo l'applicazione dobbiamo premere su altro e investimento automatico. A questo punto ci porterà nello stesso posto che vedevamo prima al computer, quindi possiamo vedere la sezione token singolo dove potremmo aprire dei piani di investimento su un'unica criptovaluta, la sezione portafoglio sulla quale possiamo aprire dei piani di accumuli su un insieme di criptovalute, quello che abbiamo visto proprio precedentemente, e infine, specifico solo per cellulare, abbiamo indicizzato. Come potete vedere, andando a creare un piano indicizzato, quello che lui va a fare è inserire in automatico la composizione dell'indice di CoinMarketCap Cryptocurrency Top 10 Equal Weighted Index, che è un indice chiaramente di CoinMarketCap, che comunque ricordo essere di proprietà di Binance, che include tutte e 10 le criptovalute più capitalizzate, togliendo chiaramente le stablecoin, e le mette allo stesso peso, quindi tutte 10 al 10% del vostro portafoglio. E la cosa interessante è che ogni mese questo indice si aggiorna e il vostro portafoglio automaticamente si ribilancia in modo da avere sempre questo tipo di costituzione. Per compilarlo è uguale a prima, quindi io inserisco l'importo, ad esempio 100 USDT, ancora c'è la spunta per utilizzare i prodotti flessibili, la frequenza, io rimango con la frequenza mensile, la data è il primo del mese, l'ora locale, dopodiché bisogna accettare gli accordi e premere su conferma. Qui lui ci ricorda tre cose importanti: il primo è che i piani indicizzati seguono gli asset costituenti e le stesse allocazioni mirate dell'indice di riferimento, che è quello che dicevamo prima; il ribilanciamento avviene una data prestabilita, tipicamente il quarto lunedì di ogni mese l'indice si ribilancia e il portafoglio, il piano di accumulo, si ribilancia il venerdì di quella settimana. Dopodiché premiamo quindi su conferma dopo aver messo le spunte ed ecco che abbiamo il nostro piano programmato con successo. Possiamo sempre premere panoramica del piano ed eccolo qui il nostro Binance CoinMarketCap Cryptocurrency Top 10 Equal Weighted Index. Questa qui è la tipologia di investimento automatico più avanzata, nel senso che oltre a comprare ogni mese 100 USDT di queste criptovalute, Binance va in automatico a ribilanciare tutto il portafoglio per
fare in modo che la composizione percentuale delle nostre criptovalute rispecchi sempre quella dell'indice. Una differenza importante è che le criptovalute acquistate tramite il piano indicizzato, questo è proprio anche scritto qua sotto, verranno mantenute nel conto dell'investimento automatico e non verranno mai depositate nel conto dei flessibili. Questo è importante perché lui deve andare a ribilanciare. Chiaramente voi in un qualunque momento potete interrompere il piano e avete le vostre criptovalute che potete portare nel vostro wallet spot e fare ciò che più preferite, ma se volete lasciare andare avanti il piano di investimento automatico dovete lasciarle nel conto dell'investimento automatico così che lui possa fare tutti i ribilanciamenti necessari. Venendo alla parte importante, ossia le commissioni, quanto costa questo strumento di Binance? Come vi dicevo all'inizio, molto poco, perché le uniche commissioni sono lo 0.2% sugli acquisti del piano di investimento automatico e lo 0.1% sulle operazioni di ribilanciamento, questo solo per quanto riguarda l'index di CoinMarketCap Top 10 Equal Weighted che vi ho fatto vedere dall'applicazione. Commissioni che vengono pagate in automatico nella stablecoin con cui acquistate, quindi prima negli esempi utilizzavo sempre USDT, ecco che le commissioni mi vengono sottratte proprio da quei 100 USDT che utilizzo per fare l'acquisto ricorrente. Bene ragazzi, spero che questa guida dell'autoinvestimento di Binance sia stata chiara ed esaustiva. Vi ricordo ancora che in descrizione troverete il link che vi dà il 20% di sconto sulle commissioni a vita su Binance se ancora non vi siete registrati. Io vi chiedo di lasciare un bel mi piace a questo video e iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro e per non perdervi i prossimi episodi. Detto questo, vi ringrazio della visione e come sempre, ad maiora.